30 anni dalla strage dei Georgofili, Firenze e la Toscana la ricordano con tante iniziative nel capoluogo regionale. Nel piazzale degli Uffizi i resti della IV Savona 15, l'ammasso di ferraglia che è rimasto della Fiat Croma su cui viaggiava la scorta del giudice Giovanni Falcone nel momento dell'attentato di Capaci il 23 maggio 1992. Così il Consiglio regionale ha voluto sottolineare il legame tra le stragi che colpirono l'Italia nell'arco di un anno, tra il 1992 e il 1993. È una giornata emozionante, una giornata che non serve solo a costruire memoria ma anche a comprendere. Abbiamo deciso di mettere qui vicino a Via dei Georgofili la IV Savona 15 che è il simbolo purtroppo del tragico attentato che portò alla morte di Giovanni Falcone, di sua moglie e di anche Antonio Montinaro e altri due ragazzi della scorta. Perché l'abbiamo messa qui vicino? Perché è stata una stagione stragista davvero tragica che ha toccato tutta Italia, è partita dalla Sicilia ma è arrivata a Roma, a Milano e poi nel cuore di Firenze, portando anche tra l'altro alla morte di una bambina di 50 giorni. E oggi siamo qui per dire no alle mafie, che noi faremo tutto quello che è in nostro possesso perché anche in questa terra che fino a poco tempo fa sembrava una terra incontaminata ma che invece ha visto l'arrivo di infiltrazioni mafiose, noi dobbiamo costruire tutte le condizioni perché queste non ci siano più. È una sfida collettiva, non passa solo attraverso il nostro impegno, quello delle forze dell'ordine e della magistratura che ringrazio, ma serve un cambio di paradigma culturale molto forte ed è questo quello che vogliamo fare insieme alle ragazze e ragazzi alle nostre scuole. Assieme al presidente Antonio Mazzeo, Tina Montinaro, presidente dell'associazione IV Savona 15 e vedova di Antonio Montinaro, caposcorta, che fu ucciso quel giorno assieme a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli altri agenti Vito Schifani e Rocco Di Cillo. No, per me quella è la tomba di mio marito, è il sacrario della Polizia di Stato. La tomba di mio marito, perché mio marito è rimasto imprigionato insieme a Rocco e a Vito in quella macchina. E quindi io dico sempre, ci stanno tre famiglie lì dentro e non dobbiamo dimenticarli. Però se vogliamo veramente fare memoria, che è importantissimo, dobbiamo ricordare i nomi di quei ragazzi e sapere che cosa hanno fatto e che tipo di scelte hanno fatto nel lontano 90-92. Il Consiglio regionale ha organizzato questa iniziativa in collaborazione con la Questura di Firenze, prima del momento di raccoglimento nel Piazzale degli Uffizi, un incontro nella Sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso. Momento di silenzio, di testimonianza, di impegno. Siamo qui uniti per dire che continuiamo tutti i giorni in modo forte, convinto, sinergico tra le varie istituzioni la lotta contro la mafia. Abbiamo collegato idealmente la strage di Capaci con la testimonianza che la vedova Montanaro ha svolto in Consiglio regionale a questo momento di riflessione veramente importante di fronte al monumento per la memoria delle vittime di Georgofili. Portare a zero la percentuale di popolazione esposta ai superamenti del valore limite di biossido di azoto e materiale particolato fine, le PM10, ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo. Sono i principali obiettivi che dovrà contenere il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, illustrati dall'assessore all'ambiente Monia Monni nel corso di una informativa preliminare al Consiglio regionale. Al termine del dibattito sulla qualità dell'aria, poi l'analisi delle risoluzioni presentate con 24 voti a favore, PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e 9 contrari, Fratelli d'Italia e Lega, l'Aula ha dato il via al documento presentato dal Partito Democratico. Un piano dell'aria che deve tenere al centro del proprio pensiero, del proprio obiettivo, la salute dei cittadini, non in
in termini emergenziali, ma di prevenzione, di tutela della salute, facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini, che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere area più, più pulita, e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dei rifiuti dell'area deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi insediamenti industriali, che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'aria saranno previste. Insomma, passare da un chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione, con i cittadini, perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni, ma si curi la qualità dell'aria per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana. Lo dobbiamo alla Toscana, alla bellezza, al territorio, lo dobbiamo ai nostri cittadini. Servono le politiche attuate da parte della regione per migliorare anche nei contesti urbani più complessi. Due sono elementi di criticità nell'area di Lucca, nell'area di Firenze, ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla Regione Toscana, un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea, quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani, e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la Regione Toscana. Il Consiglio ha invece respinto due proposte di risoluzione presentate dal Movimento 5 Stelle. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta 5 anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid. Quindi o le risorse non sono state ben impiegate, o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia, e nello specifico in questo caso la Toscana, in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni, e quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità, e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano, soprattutto nell'area fiorentina, e soprattutto maggiori risorse per quanto riguarda le emissioni che vengono dal riscaldamento, maggiori investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Risposte poco efficaci, secondo il centrodestra, date in questi anni per risolvere le criticità dalla piana lucchese a quella di Pistoia all'agglomerato fiorentino. Si fa le cose all'incontrario in Toscana. Prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni, perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli, prevedendo anche il diritto di rivalsa, ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione toscana per la situazione e di Firenze, l'inquinamento in modo particolare dovuto, come da centralina di Viale Gramsci, all'inquinamento dai veicoli, oppure la piana Lucca, Pisa, Valdarno, per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse. In entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della Regione Toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento. Ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco, per cui al di là di quello che dice l'assessore, che sembra vogliano fare qualcosa, in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti, quindi noi come Lega saremo attenti e vigileremo perché queste belle lettere di intenti si traducano in fatti concreti, perché ad oggi siamo sotto infrazione.
Il 2023 rappresenta l'anno del centenario di Follonica, un anno ricco di iniziative per riavvolgere la storia della città, spiega il sindaco Andrea Benini, dalla sua peculiare nascita come città fabbrica sino alle trasformazioni moderne. Come un'occasione per, come dire, riflettere, anche problematizzare un po' quella che è stata la nostra vicenda, una vicenda particolare, quella di una città tutto sommato giovane, nata nell'Ottocento e nata fisicamente forgiata nella fabbrica. Prima Follonica era la fabbrica, era una città fabbrica, peraltro sono state fuse nelle fonderie di Follonica anche le balaustre di Piazzale Michelangelo, quelle intorno alla Torre di Giotto, come tante altre produzioni artistiche in giro per l'Italia e per l'Europa, e tutto ruotava intorno a quello, la vita quotidiana ma anche gli edifici principali, la chiesa in una città normale sarebbe nella piazza accanto al municipio, guardava l'ingresso della fonderia. Dagli anni 60, chiusa la fabbrica, la fonderia è stata risucchiata, diciamo, nello sviluppo disordinato urbanistico del boom economico, però abbiamo provato a fare uno sforzo intanto di recupero della memoria, far sì poi che quel luogo potesse diventare un'occasione di sviluppo e di futuro, no? Una fonderia è diventata un teatro importante, un'altra fonderia è diventata un museo, e poi ragionare su quelle che sono le comunità, perché c'è sicuramente una pluralità nelle comunità, sono tante in qualche modo le città che compongono la città follonica, perché sicuramente nel DNA della nostra città c'è l'ospitalità, l'apertura, l'accoglienza, diciamo, come una città di frontiera. Il prossimo 14 giugno, seduta solenne del Consiglio Comunale. Poi un libro di Alberto Prunetti, Mare di Ghisa, inchiesta sui primi 100 anni del comune di Follonica, e un docufilm realizzato da Francesco Falaschi, La fabbrica delle storie, Follonica 1842-2023. Anche perché purtroppo per anni Follonica è stata conosciuta solo per il mare, ma in realtà non è solo mare. Anche Follonica ha una sua storia che si dipana dai Lorena in poi e nasce proprio come città fabbrica, quindi non come un posto di vacanza ma un posto di lavoro, e attorno a questa comunità operosa si sviluppa. Chiaramente negli anni 70 la città fabbrica è stata chiusa e quindi poi si è sviluppata in un altro modo. Diciamo che dal 1923 si stacca da Massa Marittima, diventa comune, di cui quest'anno appunto ricorre il centenario, e viene appunto celebrata con questo libro e questo film. Direi che è un'occasione anche per gli stessi follonichesi e non solo di rivedere quello che è la loro storia e la loro nascita. La storia di Follonica, sottolinea il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, rappresenta un esempio importante di capacità di rigenerazione urbana. Io vorrei parlare di modello Follonica per la sua capacità di ripensare la rigenerazione urbana di un territorio. Da quel luogo, un luogo di paure, un luogo di rabbia, di disperazione, perché il lavoro non c'era più, oggi è diventato un luogo di cultura, un luogo di arte, un luogo di apertura, un luogo di speranza. Ho detto prima al sindaco Benini che questo è un lavoro importante che noi continueremo a sostenere. Un omaggio a due grandi maestri, Pontormo, in particolare alla deposizione che è conservata qui a Firenze e Santa Felicita, e Umberto Buscioni, un artista pistoiese a cui sia io che Giacomo siamo molto legati. Nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi del Consiglio regionale arriva la mostra Una nuova primavera dell'artista pistoiese Giacomo Carnesecchi, che come detto trae ispirazione dalla deposizione di Pontormo e dall'opera di Umberto Boscioni. 8 tele grande formato, 1,5 metri x 3 metri, quelle esposte. Li chiamo più drappi perché proprio voglio dare la sensazione della stoffa, delle pieghe sulle pieghe, quindi pieghe delle tele e pieghe dipinte, tutto dedicato a due personaggi importanti per la mia carriera e la mia formazione da artista, che sono Umberto Buscioni e
un grande fiorentino che è Pontormo. Infatti le opere sono dedicate in primis alla deposizione di Pontormo, una rivisitazione dei colori e delle piccole pieghe che ci sono all'interno dell'opera del maestro rinascimentale. All'inaugurazione Federica Fratoni dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una mostra che dà risalto a un periodo particolarmente vivo sotto il punto di vista artistico, quello del Novecento pistoiese. È un secolo straordinario da un punto di vista artistico e attraverso l'opera in particolare di un suo grande testimone come Umberto Buscioni. Quindi credo che il Consiglio regionale oggi nell'ospitare l'opera di una città vicina, di un artista, di una città vicina, in realtà trasferisca questa riflessione su un ambito metropolitano molto compiuto e molto, soprattutto di grande livello artistico.